Posso dire una cosa? Domani spero di vedere sui giornali voti dal 7 all'8 per questa squadra, perché quando abbiamo vinto non c'è stato mai uno che ha dato 7 a un giocatore. Siccome questi sono ragazzi e vi posso garantire che il giocatore va a vedere il voto, e il voto può influire tanto sull'andamento di questo fine di stagione. Se domani i ragazzi vedono 7-8, oltre alla prestazione vengono galvanizzati nel lavorare meglio, e domenica abbiamo un'altra battaglia. Quindi, siccome siamo sulla stessa barca, perché giornali di Esi, giornali marchigiani, eccetera, 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 spero che una volta tanto ci siano voti altissimi per i miei ragazzi, che meritano. Meritano veramente voti altissimi della partita di oggi, perché oggi è una partita difficilissima. La partita che nel primo tempo da finire 4-0 ci siamo ritrovati sul 2-1. Abbiamo sofferto, abbiamo saputo soffrire e sono stati bravissimi. Quindi meritano un voto altissimo. La gara è stata molto difficile, siamo partiti benissimo, abbiamo preso il palo, potevamo, ripeto, primo tempo forse dovevamo essere più bravi a chiudere la partita, perché poteva finire 4-0, siamo ritrovati sul 2-1. Secondo tempo abbiamo fatto una partita di contenimento, abbiamo subito un po' la loro partita, però siamo stati ordinati, puliti, e alla fine abbiamo strameritato questa vittoria che ci porta a lottare fino alla fine. Mister Calcina, Aprile, Valdés, che sono stati magari i ragazzi fino a questo momento per diversi motivi ci hanno avuto meno spazio. Ma guarda, e poi tirano fuori. Questi sono ragazzi, io ho sempre detto che questi erano ragazzi che meritavano tutti di giocare, però purtroppo in campo tra under eccetera eccetera vanno in campo 11 e devo fare delle scelte. Però sono stati sempre dei ragazzi disponibili e oggi hanno dimostrato che sono ragazzi importanti per questa squadra, anche perché chi ha giocato oggi ha fatto la differenza. Vedi Valdés che ci ha fatto vincere la partita. No, ma anche oltre il gol e assist, ma anche la quantità di gioco che ha fatto, che ha sviluppato. Serantoni, ma tutti. Oggi non ce n'è uno di cui posso dire ah. E per questo vi prego di valorizzare la loro prestazione, perché i ragazzi, essendo una squadra giovanissima, non dobbiamo dimenticarlo, che non hanno un loro equilibrio, è il voto importante. Sembra una stupidaggine, ma... Che impressione c'ha della nostra Salvezza a questo punto? Salvezza aperta, io ho sempre detto, si deve arrivare all'ultima giornata tiriamo le somme. Noi siamo dentro, ci crediamo, l'abbiamo dimostrato quest'oggi, è ancora lunga, mancano 3 partite, 9 punti a disposizione, tutto può accadere.